Ferro è un verbo anomalo anche per un'altra ragione, perché è atematico in alcune forme, è cioè privo di vocale tematica tra radice e desinenza. Ciò si verifica in particolar modo nel sistema del presente, vale a dire nei tempi che derivano dal tema del presente. Soffermiamoci sul presente indicativo attivo: fero, fers, fert, ferimus, fertis, ferunt. Quali sono le forme atematiche nella coniugazione del presente indicativo attivo? Sono tre: fers, fert e fertis. Sono atematiche perché la desinenza stis si aggancia direttamente al tema senza la mediazione della vocale tematica. La vocale tematica è invece presente nelle altre forme. La forma passiva del presente indicativo presenta due voci atematiche, la seconda e la terza persona singolari. Ferris, la desinenza ris si lega direttamente alla radice senza la mediazione della vocale tematica, e la terza persona singolare fertur, egli è portato, nella terza persona singolare la desinenza tur si lega direttamente alla radice fer, anche qui senza la mediazione della vocale tematica. Una precisazione per quel che riguarda la seconda persona singolare: è molto più attestata la forma regolare, e cioè fereris. La stessa peculiarità si riscontra nella coniugazione dell'imperfetto congiuntivo attivo e passivo. Prendiamo la prima persona, ferrem, tra fer e il suffisso modale temporale re non c'è la vocale tematica. Il suffisso modale temporale re più la desinenza personale si attaccano direttamente alla radice: fer, rem, ferres, ferret, eccetera.